Vorrei piovesse per sempre, per chi il rumore della pioggia non lo sente, abbracciato dalle stelle. Virginia si oppone all'ingiustizia, all'esclusione, all'emarginazione. Virginia si oppone al razzismo, alla non uguaglianza. A questo si oppone Virginia. Virginia combatte per questo. La leggenda del 31, tipo fine, fuochi d'artificio. E sto pensando al mare dall'ufficio. Scrivo in elvetica nei miei pensieri, scrivo pochissimo e di ieri, dimmi dov'eri, ora che quasi mi piacevi. 25 anni e un sogno nel cassetto, diventare una scrittrice. Prima di raggiungere questa tappa, però, vuole portare avanti la sua battaglia, trovare lavoro per essere indipendente a Pescara, nella città in cui vive ed è cresciuta, circondata dall'affetto dei propri cari, ma segnata dai pregiudizi che da sempre sono fortemente ancorati al suo cognome. Virginia Spinelli, ragazza italiana di etnia rom, con la passione per la letteratura, è l'ultima di sei fratelli. Le piace studiare. Tempo fa si era fermata al terzo anno delle superiori. Ha lavorato come parrucchiera da una ragazza che conosce, poi come segretaria in uno studio legale. Ora ha ripreso la scuola. Segue i corsi serali, ma non riesce a trovare un'occupazione. Ogni volta che prova a bussare a una porta, nessuno le apre. Perché? Ce lo spiega apertamente, senza esitare. Io innanzitutto mi chiamo Virginia Spinelli, sono una ragazza italiana di etnia rom, e precisiamo italiana, che viene discriminata ed esclusa solo perché porta un cognome che tante altre persone purtroppo l'hanno macchiato. Quindi io pago di conseguenza il pregiudizio altrui e gli sbagli altrui. Quali sono le principali difficoltà che incontri quando bussi alla porta di un'eventuale occupazione? L'esclusione, il fatto che si fermano ad un cognome che purtroppo non sanno andare oltre, non si rendono conto che comunque c'è una persona umana dall'altra parte. Per loro è tutto illecito, perché tanto è zingara, tanto farà altro, ma non è così. Una persona come me che cerca la sua fetta di normalità ci soffre, però non si arrende. Da quella sofferenza trae comunque la forza per andare avanti, che non è facile. Sembrano parole dure, ma è così. La realtà è questa, bisogna puntare il riflettore sulla realtà, non tanto sul bello, ma sulla realtà delle cose, che è questa. Qual è la cosa che ti piace di più studiare? Sicuramente lettere, perché mi piace un sacco scrivere, e la materia che mi prende di più è quella, mi piace. Poi partecipo a vari concorsi letterari, sono arrivata seconda al concorso in Roma con un racconto in prosa. Mi trovo bene nella mia scuola, perché comunque non mi hanno mai fatto sentire diversa, anzi mi sono sentita super accolta e super accettata. Di cosa parlava il tuo racconto? Parlava di una ragazza che si ribellava, infatti il racconto si chiama Ribelle e nasce così l'etimologia del ribelle, tornare al bello. Io voglio tornare al bello, voglio il bello. Dall'anno scorso in poi ho capito che nessuno può fermarmi, nessuno può ostacolarmi, perché conto solo io. Non conta l'esterno, che comunque cerca di schiacciarmi, di escludermi. Quindi io mi punto da sola il riflettore per andare avanti. Sei l'ultima di sei figli, vivi con i tuoi genitori e ti piacerebbe appunto avere un lavoro tuo e andare a vivere anche da sola. Esattamente, voglio la mia indipendenza di una ragazza di 25 anni che ha bisogno e ha voglia di scoprire il mondo. E nessuno mi deve ostacolare in questo. Le persone che non la conoscono non si fidano. Virginia è zingara. In molti non vogliono oltrepassare quel muro che divide le interpretazioni fuorvianti dalla realtà. Francesca Di Credico, del Comitato per una Nuova Rancitelli, è al suo fianco da oltre 10 anni. Nel quartiere di periferia a 2 passi da Porta Nuova, balzato spesso alle cronache nazionali per episodi di violenza e attività illecite, vivono entrambe, ma nessuna delle due vuole andare via. Francesca lotta per un'adeguata riqualificazione per ripristinare la legalità. Virginia abita in via Sacco, vicino alla chiesa dei Santi Angeli Custodi, assieme ai genitori. Anche vivere in una zona ai margini della città rappresenta un marchio. Non è giusto, dice Virginia. Le persone per bene ci sono anche lì, dove la negatività sembra prevalere sulla positività. Non si può di certo generalizzare. A me piacerebbe che ci fossero altre dinamiche, che comunque ci fosse un obiettivo per i bambini e anche per le ragazze, perché sì, i ragazzi sono avvantaggiati nella nostra cultura, però le ragazze di meno. Vorrei che ci fosse qualcosa, ad esempio un centro di accoglienza,
per le donne che subiscono violenza, ma in generale non solo per la mia cultura, magari una scuola dei mestieri per imparare qualcosa, per metterlo da parte, magari in un futuro voglio sfruttarlo. Questo sì, però nel mio quartiere a me piace star qui. Le persone non sono tutte cattive, ovunque c'è il bello e il brutto, non bisogna soffermarsi. Allora abita a Rancitelli, allora è una cattiva persona. No, non esiste. Ognuno esiste, ovunque esiste il bello e il brutto, io penso. Se io dico vivo lì, oh, ma tu sei di Rancitelli, allora non puoi andare in alcuni ambienti, perché cosa ho di meno? Io sono come te, cioè sono umana come te, ho un cuore come te, una testa che ragiona come te, cosa ho di meno? Non ho nulla di meno, solo perché appartengo a una cultura differente, allora sono di meno. Anzi, posso essere anche di più, perché io posso farti conoscere un altro mondo e puoi scoprirlo. Non sono l'ignorante, sei tu l'ignorante. In questo momento stai ancora cercando un lavoro? Sì, tuttora cerco un lavoro, ma veramente è molto molto difficile, perché come ho detto appunto in precedenza, le persone non capiscono che c'è una persona che ha bisogno per se stessa e per aiutare gli altri. Virginia, la sua battaglia, vuole vincerla qui, nel suo quartiere, nella sua città. Come ho detto prima, qui è la mia battaglia e intendo vincerla qui, per poi magari in un futuro spostarmi e raccontare alla mia gente, alla gente esterna, che tutto è possibile, che si può uscire da certi schemi, da una certa realtà, se si vuole. Con la testa si può andare ovunque, con la conoscenza e il sapere si può andare ovunque. Per questo dico, studiate, fate qualcosa per voi, per essere felici un giorno e per capire comunque il mondo esterno, perché il mondo esterno vede il nostro mondo come un nemico e il mondo mio, diciamo, vede l'esterno come un nemico. Non è così. L'istruzione più che altro è una spalla su cui cioè mettersi accanto, non appoggiarsi. Bisogna mettersi accanto, io penso, non appoggiarsi a nessuno, ma solo a se stessi. Comunque per andare avanti, per capire il meccanismo, per capire se una persona ti parla, tu devi capirla, i termini li devi capire, perché se lui cerca di manipolarti o di prenderti in giro, di strumentalizzarti, no, non esiste. Io so risponderti e posso capire che se sei, tra virgolette, mio nemico o una persona che vuole aiutarmi. Con lo sguardo profondo e un sorriso che riusciamo a scorgere nonostante la mascherina, Virginia rivela anche la sua volontà di essere pronta a iscriversi all'università dopo il diploma, lettere possibilmente. E poi le piacerebbe tanto lavorare in una casa editrice, senza abbandonare l'idea di scrivere il suo romanzo. Io vorrei scrivere all'università di lettere per un giorno lavorare in una casa editrice o scrivere anche un mio libro, perché a me piace scrivere. Hai già in mente una storia? Sì, ce l'ho in testa, però non l'ho scritta ancora, ho bisogno di tempo. Ti piace scrivere, quindi immagino che leggi anche tanti libri. Sì, abbastanza. I miei preferiti c'è Alessandro Baricco, c'è Oceano Mare, che... Io il mare, comunque, da brava terrona, adoro, mi piace. Mi ricorda mia madre, perché da piccola mi ci portava sempre. E infatti in quello che scrivo cito sempre il mare, perché il mare è vita, comunque. Il mare non si tocca. Dal mare trae ispirazione. Quell'immensa distesa azzurra la fa stare bene, le fa dimenticare i pregiudizi, gli sguardi schivi di chi non riesce a superare barriere che non esistono. Io mi siedo sulla sabbia, il mio rito è sedermi sulla sabbia e respirare l'aria proprio, sentire proprio, chiudere gli occhi e sentire il rumore delle onde. Soprattutto al tramonto, a me piace il tramonto, mi piace quando il buio arriva e rimane solo il mare, è una mia pace interiore, io trovo la pace lì, io mi siedo e tutti i pensieri se ne vanno. Per un momento sono me stessa, non sono il mio cognome. Pensi, ok, va bene, conduco la vita che fanno gli altri e mi adatto, e penso no, ho passato una vita a cercare la normalità e io combatterò per la mia normalità, pur rimanendo una ragazza italiana di etnia rom, pur rimanendo salda con i miei valori, e poi posso scoprire il mondo anche avendo la diversità. Pagaglie enormi ed autopiene, bye bye, dicono tutto esaurito, dicono estate ed infradito. A chi dedicherai il tuo romanzo? A me stessa, a mia madre, a mio fratello, tutti, compreso mio fratello Enrico. Lui è grande, lui per me, io voglio bene tutti i miei fratelli, non è che voglio più bene a lui, ma lui è la spalla di cui ti parlo, lui è la mia spalla e lo sarà per sempre. Telefonate chilometriche con chi non senti, di solito telefoni non suonano e restano spenti, poi è presto e il cielo forse è terso.
Mangio lento, una banale pasta al pesto. Avevo detto mai, e invece adesso rileggo. Ma poi mi rigiro e mi riaddormento. Solite cose, solite facce, le complicanze disegnate a mano dalle distanze. Solitamente sono io, oggi sembro gigante. Solitamente tu sembri distante.